Inchiesta sui ticket non pagati all'Annunziata, la precisazione del direttore dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Stiamo recuperando il denaro dei ticket e poi la cifra non è certo di 4 milioni di euro. Il Corpo Forestale dello Stato arresta 5 persone per smaltimento illecito di rifiuti e rigettazione di rame. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nel mirino degli inquirenti un'azienda di Zumpano. Maxi sequestro di maschere e vestiti di carnevale potenzialmente pericolosi. La Guardia di Finanza di Cosenza sequestra 500.000 prodotti provenienti dalla Cina. Prima seduta del Consiglio regionale del 2016, approvata l'istituzione del registro per i tumori. L'uomo di Cosenza gremito per la Lectio Magistralis di Vittorio Sgarbi sull'icona della Madonna del Pilerio. Edizione in diretta del nostro telegiornale. Torniamo sulla vicenda dei ticket non pagati all'Annunziata di Cosenza. Stiamo procedendo alla riscossione dei ticket non pagati. Questa la precisazione del direttore dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile, dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza, secondo cui il danno erariale ammonterebbe a 4 milioni di euro. Il caso è nazionale e l'ospedale si difende. Rosalba Baldino l'ha ascoltato per noi, andiamo a seguirlo. A voi risulta questo buco da 4 milioni e 700 mila euro? Assolutamente no. La precisazione arriva al termine di una mattinata di riunioni e verifiche sui conti del ticket per le prestazioni di pronto soccorso all'azienda ospedaliera di Cosenza. Achille Gentile, neo direttore generale, sulla scrivania i fogli con gli appunti e le cifre del caso balzato nei TG nazionali. 150.000 sarebbero le prestazioni in codice bianco e codice verde, cioè quelle non urgenti, erogate e non pagate dagli utenti dal 2011 al 2014. Abbiamo curato tutti e questo è il compito di un ospedale, dare risposte alla domanda di salute, premette il manager, puntualizzando sulle cifre che non terrebbero conto delle esenzioni. Sicuramente non tengono conto degli esenti per patologia, che ammonta a circa il 70%. Le procedure per il pagamento delle prestazioni non in codice rosso seguono un iter ben preciso. Più delle volte viene fatta contestualmente, altre volte si rilascia il bollettino, oppure qualora non viene effettuata da parte dell'utente e noi provvediamo ad avviare una procedura di riscossione. Per chi non avesse pagato, la quota fissa di 25 euro per la valutazione clinica e 45 in caso di prestazione specialistica, il conto arriverà a casa. Allora, noi stiamo procedendo a riscuotere, dal 2011 in poi stiamo procedendo a riscuotere, perché ancora i termini non sono scaduti. Il termine di prescrizione è quinquennale, quindi nell'ambito del quinquennio noi procederemo a riscuotere qualora ci sono ticket non riscosse. Sotto accusa il sistema informatico, che non sarebbe stato a regime. Il sistema informatico è andato a regime in questi mesi, perché in realtà negli anni passati era molto carente. Gli accertamenti dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Cosenza, da cui emergerebbe il danno erariale, si sono conclusi, lo ricordiamo, con la segnalazione di 4 funzionari dell'azienda ospedaliera alla Corte dei Conti. Il Corpo Forestale dello Stato di Cosenza ha arrestato 5 persone per smaltimento illecito di rifiuti e rigettazione di rame. L'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sequestrata un'azienda di Zumpano. Marisa Fallico, sentiamo. Gli uomini del Corpo Forestale di Cosenza da tempo avevano accesi i riflettori su quella che sembrava una delle tante ditte di smaltimento di rifiuti, la Euro Rottamazioni incontrata Padula Zumpano. Il via vai di materiale e persone è apparso sospetto e così, dopo aver raccolto i primi elementi e ottenuto il via libera dalla DDA di Catanzaro, che in collaborazione con la Procura di Cosenza ha coordinato le indagini, sono state piazzate telecamere di sorveglianza, predisposti pedinamenti, attivati persino controlli satellitari. L'istantanea scattata dagli investigatori è risultata inquietante. Individuata una rete ben organizzata che gestiva una fiorente attività di smaltimento illecito con appoggi anche in altre regioni.
Stamani il blitz, denominato Operazione Efesto. Gli uomini del Corpo Forestale hanno eseguito 5 misure cautelari ai domiciliari, un divieto di dimora nel comune di Zumpano e 5 denunce a piede libero per altrettanti soggetti. L'accusa, contenuta nei provvedimenti, va dall'associazione a delinquere al traffico illecito di rifiuti alla ricettazione aggravata. Ma cosa succedeva all'eurorottamazione? Così come ricostruito stamani in conferenza stampa dai procuratori aggiunti della DDA Bombardieri e Luberto, dal procuratore aggiunto del Tribunale di Cosenza Marisa Manzini, dai vertici regionali e provinciali del Corpo Forestale, presente anche Donato Monaco, capo servizio dell'Ispettorato Generale di Roma, nel deposito ogni giorno arrivavano tonnellate di rifiuti, batterie esauste al piombo, oli esausti, elettrodomestici, cartellonistica stradale, veicoli fuori uso, ma soprattutto tantissimi cavi e manufatti in rame, l'oro rosso del mercato clandestino, provento di furti presso le società operanti nel campo energetico, delle telecomunicazioni e dei trasporti. A fare da collettori, come ricostruito dagli inquirenti, tra la ditta e una vasta rete di romeni che recuperavano, tra virgolette, il rame, tre uomini della stessa nazionalità. Il tutto, ne sono state calcolate almeno 100 tonnellate, veniva sigillato e caricato su dei camion ricoperti di altri rifiuti e inviati in Puglia, Campania e Basilicata. Un giro d'affari, questo del rame, quantificato in oltre 1,5 milioni di euro. È stato quindi verificato che tutto il segmento della trattazione dei rifiuti e dell'approvvigionamento, trattamento e destinazione si svolgeva secondo direttive e direttrici illecite. È uno dei primi casi in cui, grazie anche all'impegno del Corpo Forestale di Cosenza, del NIPAF, è stato possibile contestare l'articolo 260 nel nostro distretto. Ed ora una notizia di cronaca che arriva da Reggio Calabria, dove dosi di hashish sono state sequestrate dagli agenti della polizia penitenziaria del reparto colloqui del carcere di Arghillà, appunto a Reggio Calabria. La droga era in un pacco destinato ad un detenuto. La notizia è stata resa nota da Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAP, e Damiano Bellucci, segretario nazionale. La sostanza, affermano i sindacalisti, è stata inviata alla questura di Reggio Calabria per i controlli necessari, poiché purtroppo, diversamente da quanto avviene in altri reparti a Reggio Calabria, la polizia penitenziaria non dispone del kit per i controlli previsti. Il fenomeno della droga in carcere è particolarmente diffuso, anche perché i detenuti tossicodipendenti sono tanti, ma l'amministrazione penitenziaria è assente ad attrezzarsi in maniera adeguata, anche con unità cinofile che, seppur previste dall'ordinamento, sono presenti solo in alcune regioni, tra cui non c'è però la Calabria. Ancora per la cronaca, sotto le maschere il rischio di contrarre infezioni cutanee o altre patologie dermatologiche per ragazzi e bambini che a carnevale si travestono per partecipare a feste o sfilate. Può capitare se per risparmiare qualche euro si acquistano prodotti insicuri come quelli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cosenza. Ci racconta tutto Gianluca Pasqua, sentiamo. Queste maschere e questi vestiti potevano finire sui volti e sulla pelle dei calabresi, in particolare di ragazzi e bambini che durante il periodo delle festività di carnevale si travestono in occasione di feste o sfilate. Nei depositi visitati dalla Guardia di Finanza e riconducibili a società gestite da soggetti di nazionalità cinese, sono stati rinvenuti 500.000 pezzi, destinati alla libera vendita, ma carenti di contenuti informativi e potenzialmente pericolosi per il consumatore. L'operazione, denominata China Carnival, rientra negli interventi di prevenzione e repressione che le Fiamme Gialle hanno effettuato per contrastare l'illecito commercio di prodotti in violazione delle disposizioni di legge e in regime di concorrenza sleale. Si tratta, infatti, in genere, di prodotti che costano poco e dunque inquinano in tutti i sensi lo svolgimento dei mercati a danno di chi invece opera correttamente, rispettando le normative vigenti e mettendo in vendita prodotti sicuri. Entrando nel deposito, gli uomini della Guardia di Finanza hanno trovato scatoloni contenenti migliaia di maschere veneziane o di personaggi di fantasia, abiti, parrucche e una serie di altri prodotti che avrebbero esposto gli acquirenti al rischio di contrarre infezioni cutanee o altre patologie dermatologiche. E adesso una notizia di cronaca, un'intimidazione ai danni di un imprenditore agricolo a Filandari nel Vibonese, dove ignoti hanno raso al suolo una
trentina di ulivi. Sull'intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri della stazione di Filandari, ancora da quantificare i danni che sono comunque ingenti. Ad accorgersi stamane dell'accaduto è stato lo stesso imprenditore agricolo che ha sporto denuncia ai carabinieri. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Indagini a 360 gradi per individuare movente autore dell'omicidio di Alfredo Pilegi, l'operaio 38enne incensurato ucciso in un agguato a Monasterace, centro della Locride. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco appena uscito dalla palestra che frequentava. Sull'omicidio hanno avviato indagini i carabinieri del gruppo di Locride e della compagnia di Rocella Ionica. Si esclude, secondo le prime risultanze delle indagini, l'ipotesi di un collegamento con la criminalità e si segue la pista della vendetta privata. In fiamme uno dei mezzi utilizzati all'interno dell'impianto di selezione rifiuti sito a Santa Domenica Talao nel Cosentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Scalea, si propende per l'origine dolosa e intimidatoria dell'atto. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Era agli arresti domiciliari, ma continuava ad avere contatti con il mondo esterno navigando in rete e chattando. Con l'accusa di violazione degli obblighi impostigli dalla detenzione domiciliare è stato arrestato a Sant'Onofrio nel Vibonese un 44enne. L'uomo, che sta scontando una pena per i reati di ricettazione e resistenza pubblico ufficiale, nel corso dei controlli di routine da parte dei militari dell'arma è stato sorpreso più volte mentre era intento a chattare e utilizzare profili a lui riconducibili su vari social network. È stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente il conducente del veicolo che ha investito due pedoni a San Lorenzo del Vallo nel Cosentino. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Marco Argentano hanno sottoposto alla prova dell'etilometro il conducente del veicolo, un 24enne di origini bulgare domiciliato a Terranova da Sibari, accertando che il tasso alcolemico era di 3 volte superiore al limite consentito. E ancora una notizia di cronaca, un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale che collega Vibo Valentia alla frazione Piscopio. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, grave anche se non in pericolo di vita, un ragazzo di 17 anni che viaggiava sull'auto in compagnia della madre. Sull'altra auto rimasta invece coinvolta nell'incidente il vice sindaco del comune di Dinami nel Vibo. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale. Secondo i primi rilievi a causare l'incidente sarebbe stata la velocità dei due veicoli e le condizioni non ottimali del fondo stradale di competenza dell'amministrazione provinciale. Adesso cambiamo argomento. Prima seduta del Consiglio regionale del 2016, approvato il registro tumori, la legge sul lavoro nero e la legge anti-lobby. Vediamo. La Calabria ha un registro tumori. La notizia della conquista, dopo 6 anni dalla prima istituzione del registro nella regione con delibera del marzo 2010, è arrivata durante la riunione del Consiglio regionale di ieri. Il registro viene istituito come coordinamento della rete dei 3 registri subregionali di Cosenza Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria per assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese. Il registro dunque avrà una duplice funzione, da un lato di prevenzione e dall'altro di valutazione dei rischi nel territorio di riferimento. Insoddisfatto del provvedimento il consigliere di opposizione Giuseppe Mangialavori, oncologo di professione, che ha presentato 3 emendamenti, tutti bocciati. Secondo il consigliere Giuseppe Giudice Andrea, uno dei proponenti del testo, si tratta di una norma completa e attinente alle esigenze della regione, per poi arrivare alle preoccupazioni di Domenico Bevacqua, che ha chiesto la costituzione di una commissione di indagine per capire i motivi dell'alta incidenza tumorale, 4 volte superiore alla media nazionale e a quelle di Vincenzo Ciconte, che ritiene indispensabile conoscere i dati per affrontare il fenomeno. Malgrado preoccupazioni e perplessità varie, il registro è stato approvato. Il Parlamentino calabrese ha proseguito i lavori concentrandosi sull'approvazione della legge per la tutela della sicurezza e della qualità del lavoro e per il contrasto del lavoro nero proposto dal Democrat Sebi Romeo, che prevede la creazione di un sistema che premi con degli incentivi le aziende che decideranno di far emergere il lavoro nero. Verrà anche istituito l'Osservatorio regionale per l'economia sommersa.
Altra legge approvata ieri è quella anti-lobby, su proposta del consigliere Giuseppe Graziano, della Casa delle Libertà, che mira a regolamentare il fenomeno dei gruppi di pressione per favorire la trasparenza dell'attività della Regione e la partecipazione ai processi decisionali pubblici. Si tratta di una dotazione inedita per la Calabria, ma prima della conclusione dei lavori all'ordine del giorno è stata inserita la questione relativa all'emergenza ordine pubblico e sicurezza alla Lamezia Terme, su iniziativa del rappresentante del PD Antonio Scalzo, che ha chiesto un maggiore controllo del territorio alla luce delle recenti e numerose intimidazioni. Sulla questione il presidente della commissione anti-ndrangheta Arturo Bova ha chiesto la convocazione di una seduta ad hoc per discutere sugli interventi da adottare. Il prossimo consiglio sarà riunito il 16 febbraio prossimo. A proposito di politica, il presidente della giunta regionale Mario Oliverio e l'assessore al lavoro e al welfare Federica Rocisano hanno incontrato oggi nella sede della regione presenti alcuni dirigenti regionali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali invitati ad un confronto sulle politiche attive per il lavoro e sul reddito di inclusione. Nell'occasione il presidente Oliverio ha parlato dell'interlocuzione in atto con il governo in merito al patto per la Calabria e sul master plan, facendo una ricognizione sullo stato di avanzamento della spesa e della programmazione comunitaria 2014-2020. Oliverio ha anche parlato ai sindacati di alcune priorità del governo regionale sull'avanzamento degli investimenti anche infrastrutturali, sulla centralità dell'innovazione e sull'agroindustria di qualità. L'assessore Rocisano invece ha poi illustrato lo stato dell'arte sui pagamenti degli ammortizzatori sociali, sottolineando come negli ultimi mesi siano state date risposte quali la quarta mensilità del 2014, il pagamento dei beneficiari del decreto 87-70 e dei soggetti mai decretati del 2013. La Rocisano ha anche annunciato che proprio le ultime due categorie di beneficiati saranno allineate alla quarta mensilità del 2014. E adesso a Cosenza, dove il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha partecipato a due diverse iniziative culturali, commentando anche la situazione politica che si è creata in città. Vediamo. Con una vera e propria lectio magistralis che ha riempito fino all'inverosimile il Duomo di Cosenza, il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha concluso una lunga e intensa giornata trascorsa nella città Abruzia. In mattinata Sgarbi è intervenuto nella Sala degli Specchi della provincia di Cosenza ad un convegno dal tema Il Cammino di Alarico. Nel corso del suo intervento ha anche commentato la particolare situazione politica che si è creata in città. Questa operazione che nasconde una congiura di palazzo che è in pieno contrasto con la volontà popolare, che mi sembra, anche oggi abbiamo visto, indicare un riconoscimento e una gratitudine verso il sindaco, non vuol dire molto, perché se a Milano oggi è il giorno in cui c'è finalmente un candidato che può fare una campagna elettorale di 4 mesi o di quanti siano, la stessa cosa vale per la caduta di Occhiuto, che gli consente di fare una campagna elettorale senza avere il vincolo di fare anche il sindaco, quindi senza il vantaggio della posizione e anche i limiti della posizione. Per cui Cosenza si avvia una campagna elettorale in cui il favorito, attraverso delle primarie involontarie, che sono quelle di averlo fatto cadere da sindaco, è Occhiuto. Dopo la visita ai box arte al Castello Svevo ed una breve passeggiata sull'isola pedonale, Vittorio Sgarbi ha raggiunto il Duomo per una sua personalissima e appassionante dissertazione sull'icona della Madonna del Pilerio, divisa in due parti e inframezzata da alcuni brani musicali. Ho guardato e ho capito che nella intensità dello sguardo con cui la Madonna ci chiama c'è la sua natura liturgica. Il bambino guarda il seno della madre da cui prende il latte e la madre guarda noi, non lui. Non è madre soltanto di quel bambino, è madre di tutti gli uomini. La lectio di Sgarbi ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni della patrona della città di Cosenza, che culmineranno nella festa di venerdì 12 febbraio. Adesso a Rende, dove è stata avviata una collaborazione con il Senegal. Il protocollo d'intesa è stato messo a punto nella città del Campagnano alla presenza del ministro delle Poste e Telecomunicazioni del paese africano e dell'ambasciatore senegalese a Roma. Vediamo.
C'è un progetto che sta molto a cuore al ministro delle Poste e Telecomunicazioni del Senegal, un progetto che il paese africano realizzerà grazie ad un'azienda, la SISEM di Rende nel Cosentino, e permetterà di salvaguardare i cittadini dalle radiazioni non ionizzanti. Queste radiazioni hanno un impatto negativo sulla salute degli abitanti e noi vogliamo con la SISEM poter avere un quadro giuridico regolamentare di performance che prenda in carico questa problematica, che ci permetterà di prendere le misure appropriate per limitare questo impatto sulla salute degli abitanti. Si parte da qui per l'avvio della collaborazione tra Rende e l'Unione dei Comuni della regione del Matam nel nord del Senegal, protocollo d'intesa e scambi culturali ufficialmente annunciati nel corso di una conferenza stampa nella città del Campagnano. È importante che anche settori del nostro territorio trovino anche momenti di lavoro e di investimento in un paese così importante come il Senegal. Quindi da questo punto di vista davvero pronti a fare da collegamento tra il nostro territorio e altri territori. All'incontro ha preso parte anche l'ambasciatore a Roma di UF, il quale ha reso noto come durante l'Expo di Milano una struttura sotto la guida del governo italiano ha trovato i fondi per finanziare progetti di partenariato con città come Rende. E torniamo a parlare del cimitero internazionale dei migranti, perché c'è una nota diffusa dal leader del movimento diritti civili Franco Corbelli. Devo purtroppo constatare con grande amarezza, ha detto Corbelli, che sono passati 4 mesi dalla presentazione da parte del comune di Tarsia del progetto preliminare per la realizzazione del cimitero internazionale dei migranti e sino ad oggi, nonostante le continue stragi di migranti e di innocenti dalle istituzioni preposte e interessate, al di là delle dichiarazioni e delle promesse non sono ancora arrivate quelle risposte ufficiali e quegli interventi concreti per poter finalmente iniziare i lavori di questa grande opera umanitaria universale. L'Unione Europea dà 3 miliardi di euro alla Turchia per fermare i migranti, perché non concede 4 milioni di euro per la realizzazione del cimitero dei migranti e per dare dignità alla morte di questa povera gente? Si chiede Corbelli. Speravo che già entro la fine del mese di gennaio potesse essere messa la prima pietra per la realizzazione di questa importante opera internazionale, per dare una degna sepoltura a tutte le vittime della tragedia del mare e ricordare per sempre il loro sacrificio. Il leader del movimento diritti civili poi continua e dice: purtroppo dopo oltre 2 anni da quando ho iniziato la mia battaglia devo ancora oggi continuare a lottare per far realizzare a Tarsia in Calabria questa grande opera umanitaria. Questa mattina ho sentito il sindaco di Tarsia che aspetta di poter iniziare i lavori di questo importante cimitero. Per questo oggi chiedo al Presidente Oliverio di far partire questa opera umanitaria. Servono i primi finanziamenti per l'acquisizione da parte del Comune di Tarsia dei terreni da espropriare per iniziare i lavori di sbancamento per la costruzione dei muri di recinzione della struttura. Naturalmente la Regione Calabria dovrà essere adeguatamente supportata per la realizzazione di questo cimitero dal Governo e si spera anche dall'Unione Europea. Grande partecipazione popolare alla 3 giorni del Carnevale Cosentino organizzata dall'amministrazione comunale. Vediamo. Il Carnevale 2016 promosso dall'amministrazione comunale di Cosenza è stato quest'anno più partecipato che mai. La tradizionale sfilata dei gruppi mascherati è partita da Piazza Riforma per poi attraversare Corso Mazzini. Vi hanno partecipato il gruppo del Carnevale del Brigantino di Crispiano in provincia di Taranto, il gruppo del Carnevale della città di Alberobello in provincia di Bari, il gruppo del Carnevale Occitano di Guardia Piemontese ed il gruppo brasiliano Brasil Meravigliao. Ad allietare la sfilata, la street band Tilly Orchestrando Orchestra. Il gruppo di Cristiano ha messo in mostra i costumi che rappresentano lo zodiaco. Il gruppo di Alberobello ha interpretato una fantasia bianca ispirata ai trulli pugliesi. Un ruolo importante ha avuto il gruppo del Carnevale Occitano di Guardia Piemontese, che fa capo all'associazione Arcobaleno Ollus, presente con splendidi costumi elaborati e confezionati per l'occasione. Ma è stato creato anche una sorta di parallelismo con il Carnevale di Venezia, affidando all'Accademia New Style di Cosenza il compito di realizzare dei costumi ad hoc che riecheggiano le atmosfere del Carnevale veneziano. Per far divertire i più piccoli, tanto spazio all'allegria, con balli, musica, intrattenimento,
intrattenimento, clown e tanti giocolieri, ma soprattutto è stato creato anche il villaggio dei draghi, con un grande drago di cartapesta e tre più piccoli. I draghi saranno poi spostati nella Villa Vecchia, nel villaggio delle fiabe, dove si fermeranno fino alla fine del mese. C'è una nota appena battuta dalle agenzie in cui i deputati calabresi del Partito Democratico della provincia di Cosenza, Ernesto Magorno, Ferdinando Aiello, Enza Bruno Bozzi e Stefania Covello, hanno presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno, della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali sulla vicenda politica che riguarda il comune di Cosenza. Il malgoverno che in questi anni ha interessato la città di Cosenza e che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale, scritto in una nota diffusa dai parlamentari, è stato caratterizzato da un esercizio diffuso e quotidiano dell'illegalità e del clientelismo. Pertanto chiediamo che venga fatta chiarezza sull'azione amministrativa di Palazzo dei Bruzi al fine di ripristinare la legalità, il principio di trasparenza e di buona amministrazione nel comune di Cosenza. Cambiamo argomento, a Catanzaro adesso il raduno dei migliori talenti under 17 del Sud Italia. I tecnici federali Silipo e Statuto lavorano per migliorare il livello tecnico e tattico dei giovani calciatori. Servizio di Gianluca Pasqua, sentiamo. 30 ragazzi del Sud, under 17 della Lega Nazionale Dilettanti, che sperano di diventare calciatori professionisti. Ad aiutarli, in quella che è sicuramente un'impresa difficile ma non impossibile, tecnici di esperienza che hanno forgiato centinaia di atleti e guidato squadre importanti. Fausto Silipo, ad esempio, che torna ad occuparsi di giovani e punta sulla capacità di inculcare nei ragazzi ancora acerbi, pochi ma validi concetti. Devo cercare di far capire che si parte in mille e si arriva in uno solo. Dobbiamo cercare di dare anche, io ho in testa l'approccio, no? L'approccio quando era io che ho iniziato a giocare era quello che mi piaceva il calcio. Allora cerchiamo di sfruttare questo entusiasmo che c'è, perché io vedo che questo non scende mai, quindi anzi ho avuto modo di dire prima che con l'avvento di questi campi sintetici c'è più gente che va a giocare, perché giustamente anche d'inverno puoi giocare, puoi allenarti, quindi stanno proliferando le scuole calcio. Questo è un qualcosa di importante che porterà indubbiamente anche a un miglioramento dei giovani, quindi arrivare anche ad avere parecchi. Ovviamente poi bisogna dargli la possibilità però anche di farli giocare, e questo è uno dei problemi che abbiamo, però credo che si arriverà a capire anche abbastanza in fretta che questa è una cosa che serve. Nel centro di addestramento federale di Catanzaro si lavora sulla tattica. Spettatore interessato Francesco Statuto, ex centrocampista della Roma e del Cosenza, che da tecnico dell'Under 18 attingerà presto anche da questo bacino. Da quel poco che ho visto credo che ci siano dei ragazzi in Calabria interessanti. Quindi bisogna soltanto avere fiducia nei ragazzi, soprattutto italiani, perché oggi si cercano più ragazzi all'estero che in Italia e quindi danneggiando tutti i ragazzi italiani. Io spero che in un futuro si possa stimolare le società a cercare più nel nostro paese che negli altri. Il movimento giovanile è sempre attivo e il calendario è ricco di appuntamenti. Stage e raduni selettivi sono utili per individuare i soggetti più promettenti. Un ulteriore importante passo avanti, un altro ulteriore appuntamento per questo nostro centro di formazione, per queste attività che la Calabria sta mettendo in campo nel mondo dilettantistico e non solo. È ovviamente un'opportunità importante per i nostri giovani, per i giovani di questo territorio che attraverso la nazionale dilettanti, l'Under 17 in particolare, avranno modo di mettersi in mostra dinanzi ai tanti osservatori che tra l'altro abbiamo visto in tribuna stasera e che quindi avranno senza ombra di dubbio annotato le loro qualità. E chiudiamo con una notizia che arriva da Reggio, perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale di Reggio Calabria contro la sentenza della Corte d'Appello che il 19 maggio scorso ha assolto l'ex deputata del PD Maria Grazia Laganà, vedova di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria ucciso a Locri nel 2005. La Laganà era stata assolta in appello dai reati di falso e tentativo di truffa ai danni dell'ASL di Locri. La della Corte di Cassazione è stata resa nota dalla stessa ex deputata. Bene, questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, ringrazio voi per l'attenzione che ci avete manifestato e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.